Nessuno prescrive al magistrato di usare il proprio sentimento e di spingersi oltre a quanto normalmente previsto, solo animato dalla sua scrupolosità. Quanti però, anziché archiviare frettolosamente un fascicolo, adempiono con onestà al loro lavoro? Su questi ed altri temi ci si è intrattenuti durante la presentazione del libro L'onere della toga di Leonello Mancini, tenutasi nella sala di rappresentanza della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano nel pomeriggio di venerdì 4 ottobre. Dopo le parole iniziali dello stesso autore, il moderatore Alessandro De Lisi, direttore del Centro Studi Sociali contro le Mafie, ha dato la parola all'ospite d'onore della serata, il giudice Kuno Tarfusser, attualmente impiegato presso la Corte Penale Internazionale dell'AIA. Quest'ultimo, la cui vicenda è contenuta all'interno del testo di Mancini, ha raccontato il suo percorso che nel 2009 l'ha portato a ricoprire un ruolo di così grande prestigio per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. Il problema vero della giustizia è quello del mancato controllo della legalità, ha osservato Tarfusser, che con l'autorevolezza conquistata in tanti anni di lavoro al servizio dello Stato non ha risparmiato commenti anche sulle recenti critiche mosse alla giustizia da parte della politica, ribadendo l'importanza della separazione e dell'autonomia dei poteri. Il libro, edito da Rizzoli, consta di 279 pagine ed è disponibile anche per ebook.